Buona domenica! Buona domenica, amici, buona domenica. Allora, siccome c'è tanto caldo e siccome il nostro amico Carmelo e la nostra amica Tiziana ci hanno mandato i pomodorini datterini di Portopalo, Aspetta che li faccio vedere, aspetta, ti aspetta. farei vedere che la cucina è No, fantastica. no, questi qua, Io che li ho sono messi qui per farteli vedere, la amore. franca. Vabbè, ma faccio vedere la franca, così chi li vuole Vieni ordinare li qua. può. Ok. Eccolo qua, Allora, guardate questo. li taglio così, molto piccolini, piccolini. Ciao Vito! Vito Grasso sta guardando, ora Ciao gli viene l'acqua Vito, lì, ora Vito. fai anche pomodorini. Ora fai i pomodorini, Vito, dai. Ok, poi eventualmente li aggiungo gli altri. Intanto ho Sì. tagliato questi. Poi mettiamo uno spicchio d'aglio, che io taglio a metà. Così poi si può levare Sì, no, tranquillamente. anche perché gli leviamo l'anima. Uno. Rosy Pellegrini, Ciao buongiorno. Rosy! Giovanni, buongiorno. Allora, gli ho levato l'anima. L'anima così non fa tanta Ah, puzza. Simone, sei morto. buongiorno. Ok, abbiamo levato l'anima Non mi facile vedere dell'aglio. cosa c'è Aspetta, aspetta, scritto. scusa, scusa. Cosa c'è scritto in questa cosa? Ta-da! Non sarò perfetta, ma manco un baddio. Bravo. Ma già prima mattina. Ma sì, Vito, sta preparando da mangiare, quindi. Basilico, non Ma. lo taglio col coltello, io lo No, spezzo con le con le mani. mani. Così fa bello profumo. Non si ossida. Basilico che ho raccolto Sotto nel giardino dove. sotto dalla Ciao mia mamma, Salvo! che ha gli aromi naturali, la mia mamma. Sì, la sua mamma è piena di aromi Eh sì, naturali. perché la Eh mia mamma sì, lei l'ha raccolto si laggiù. diletta a Anche perché è coltivare di tutto buonissimo. di più. Ragazzi, buona domenica a tutti, siete tantissimi. Allora, Allora, abbiamo detto pomodorino, ma che stai. Ancora non ho aglio, mai detto basilico, quello che stai preparando, però. Tito. Olio Olio. extravergine di oliva, questo è pugliese, questo è ancora quello là che ci hanno Regalato Andrea e Simone, l'agrigampeggio Torre Sabea di l'agrigampeggio Torre Sabea, Gallipoli. pizzico di sale, poi magari lo aggiustate di sale dopo, io ne metto poco, pizzichino Pizzico, di pizzico, peperoncino, pizzico. aspetta un cucchiaio. Cucchiaio. Ciao Riccardo, buongiorno, buona domenica. Allora, Eccolo qua. potreste farlo molto prima e farlo comunque macerare, ma siccome noi non lo dobbiamo mangiare ora, la pasta ancora è cotta Sì. ovviamente, e io sto facendo questo perché la pasta la mangeremo fredda oggi per Giulia, noi. pane bianco, buongiorno. Allora, io già ho scaldato la pasta, l'ho messa diciamo a raffreddare un po' così e per non farla appiccicare l'ho messo ovviamente un po' d'olio d'oliva, così non appiccica. Mettiamo la pasta già scaldata e Eh rimescoliamo. sì, hai visto Riccardo? Dice si è alzato adesso. Ha visto l'avviso della diretta, ancora devi prendere il caffè. E già vede a Ma te che tanto non cucini la prepariamolo ora, pasta. però No, non mangiamo questa poi si mangia adesso. fredda. Allora, avete visto? Molto semplice, molto semplice. Se i pomodori vi sembrano pochi, ora aggiungiamo gli Aggiungete. altri, tanto sono altri. Soprattutto non fatemeli Oh, mancare i no. pomodori di Anche Carmeleddo. perché considerate una cosa, il pomodoro fa molto bene perché contiene il licopene, che è un potente antiossidante, antitumorale, soprattutto agli uomini, fa un gran bene perché si dice contrasti il tumore alla prostata. Per cui mangiate pomodoro, pomodoro, Buongiorno pomodoro, cadereccia, amici, buongiorno agli sto altri che sono facendo. arrivati. Anna Maria. Allora, Allora, io ora quest'ora poi lo mettiamo a riposare, questi ma sono sempre i pomodorini dovete del Camping pensare. Garadois della ditta Ma Lanfra, perché La te ne vai? Franca. Perché te ne Eccolo, è vai? per fare vedere i pomodori. Allora, Ora, ecco, questo è pezzo essendo forte. siciliani, La ricotta non salata. possiamo farci mancare La ricotta salata. la ricotta salata che in questa pasta va grattugiata Abbondante. prima poco, ma quando poi siete a Ma tavola per pranzare perché mi dopo. viene la. Io la grattugio con la grattugia quella che ha i buchi, quelli grossi. Aspetta, faccio vedere i buchi quelli grassi. Guardate la Guarda. pioggia, perché così non viene tritatissima, viene a scagliettine. Guardate la pioggia di ricotta Mamma mia. salata. Che odore che fa. Ricotta rigorosamente di pecora. Ricotta salata però. Ciao Giussi, Va buongiorno. bene? Questo è il pranzo della domenica estiva.
o calda. Con questi. Poi questo si mette in frigo, mi pare, no? Si può mettere in frigo, si può lasciare a temperatura ambiente, come si preferisce. Va bene? Va bene? Ma vini? Lo vogliamo dire come si chiama questa pasta? Perché non lo so. Non lo so. È la pasta col pomodoro crudo. E la che ricetta è, scusami? Pasta col pomodoro crudo. E ricotta salata. Beh, e basilico. E pomodorini. Pomodoro crudo. Pomodoro crudo. E questa qua, guardate che meraviglia. Buona e questa domenica. Si può mangiare calda, fredda, come volete. Il giorno dopo pomodori, è ancora più buona. Beviamo guarda questi. Che c'è qua, guarda. Pomodorini di Carmelo del Candy Caratois. Se li volete, contattate il Candy Caratois e loro fanno l'espedizione, quindi vedete un attimino in base a quello che hanno. Poi va questa bene. È la ricotta questa salata. Questa poi la grattugiamo espressa sì, quando saremo pronti. Il basilico lo conoscete, peperoncino, sale, olio. Possiamo salutare? Ciao. Salutiamo? Buona domenica. Ciao, buona domenica. Ciao, ciao.